Buongiorno, io sono Flavio Mantelli, sono un medico chirurgo specialista in oftalmologia. Ho sempre avuto grande interesse per la ricerca clinica e traslazionale, infatti ho poi completato il mio percorso di studi con un dottorato di ricerca in medicina rigenerativa con tesi sul fattore di crescita nervosa o NGF e poi ancora con un post dottorato di ricerca all'estero alla Harvard Medical School di Boston in glicobiologia della superficie oculare. Sono in dompè farmaceutici dal 2013. Sono sempre stato molto interessato dalle possibilità che offriva questa branca e soprattutto le possibilità di ricerca, perché spaziavano veramente dalla ricerca di base a una ricerca traslazionale e tecnologica. In effetti questa scelta poi si è rivelata quella giusta, perché mi ha permesso di lavorare in contesti nazionali, internazionali, universitari e infine, grazie all'oftalmologia, alla mia specializzazione, sono approdato in azienda farmaceutica a sviluppare un farmaco innovativo proprio per l'oftalmologia. La fondamentale differenza che ho potuto riscontrare è la diversità con cui si entra a contatto quotidianamente nella quotidianità, ad esempio, di un giorno di ricerca negli Stati Uniti. Si parlava con persone di tantissime nazionalità, con background completamente diversi. Riuscire a collegare diverse specialità, non solo in ambito medico, permette veramente di fare la differenza. Mi occupo dalla prima fase dello sviluppo di una nuova molecola, di un nuovo farmaco, quando si testa nel volontario sano, fino all'approvazione da parte delle autorità regolatorie del disegno, della gestione, dello sviluppo, dei trial clinici e ovviamente delle connessioni, dei collegamenti con i centri clinici che in tutto il mondo collaborano con noi per portare questa innovazione, che è un po' la nostra ambizione, la mia personale, ma l'ambizione dell'azienda, portare l'innovazione ai pazienti con nuovi farmaci che possano risolvere le loro necessità. Beh, le sfide sono molte anche le soddisfazioni, ma devo dire che non è banale sviluppare nuovi farmaci, sviluppare farmaci innovativi. Il tipo di ricerca che porta a questi risultati è molto complessa, è fatta di interazioni che vanno dalla preclinica, dal mondo della ricerca di base, alla clinica, con tutti i medici, gli investigatori che partecipano ai nostri studi, alle autorità regolatorie, che ovviamente fanno sempre challenge per creare dei percorsi di sviluppo che garantiscano prima di tutto la sicurezza per i pazienti, poi ovviamente l'efficacia dei farmaci che si vanno a testare, e ovviamente lo fanno sempre mettendo l'asticella sempre più in alto. Fai quello che ti piace, qualsiasi cosa essa sia, ma falla con grande dedizione, attenzione, al meglio delle tue possibilità. Impegnati al massimo e le soddisfazioni arriveranno.